Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con Assetto Corsa. Riprendiamo questo titolo dopo l'uscita della nuova patch. Siamo, se non sbaglio, alla versione 0,8.5. Nell'ultima patch, diciamo, nell'ultimo aggiornamento, sono state introdotte un paio di auto che adesso andremo a vedere. Sono due Lotus, cioè la Lotus Evora GTC e la Lotus Evora GX. In realtà anche questa, perché come saprete, è da un po' che non faccio video su Assetto Corsa. Adesso, se riuscirò, ne farò un po' più spesso, come detto, un po' per incastrarli con gli impegni, soprattutto perché Assetto Corsa ci vuole molta ma molta pratica. Altra cosa che è stata aggiunta è gara di velocità. Non è vero, aspetta un momento, mettiamo qui gara, non ci va bene, gara di velocità, gara completa e gara veloce. È stata aggiunta gara completa, cioè il weekend di gara, quindi con prove libere, qualifiche e gara. E adesso lo andremo a provare direttamente con la nuova auto. Andiamo a vedere un po' di impostazione. Vabbè, mettiamo direttamente la Evora GTC. Orario di partenza 14, vabbè, 25 gradi. La pratica la andremo a saltare. Facciamo 5 minuti di qualifiche e 5 giri in gara. Penalità ok. Alla difficoltà, ragazzi, ho messo esperto, quindi tutto completamente disattivato. Ci proviamo, vediamo come andrà a finire. E gli avversari, un momento, che la di difficoltà degli avversari 90%, che è abbastanza elevato. Una cosa intermedia, in modo tale che andiamo a lottare ma non ci sotterrano, visto che comunque ho disattivato tutti gli aiuti. Circuito di Magione. E per quanto riguarda gli avversari, andiamo a vedere un attimo. Avversari li ho messi qui, cioè dovrebbe mettermeli qui. Aspettate, prima cosa dobbiamo togliere un po' di auto, no? Queste qui no. Per quale motivo ci ha messo queste? Mettiamo tutte e andiamo a selezionare noi. Come vedete, ci mette delle auto abbastanza simili a quella che abbiamo noi a livello di prestazioni. In realtà queste due sono un po' più veloci, però non fa niente. Andiamo così. Numero di avversari 17, quindi su questa pista il massimo è 18, se non sbaglio. Varia in base alla pista, perché prima ho provato il Nürburgring, se non ricordo male c'erano 24 avversari. Per il resto direi andiamo così. Come detto, riproviamo un po' Assetto Corsa dopo un po', sì, come vedete la 0,8,5. Pian piano sta migliorando, diciamo, ci sono nuove aggiunte. E vabbè, andiamo direttamente in pista. Una cosa che possiamo modificare, non, anzi, in realtà forse lascio tutto così. Sì, lasciamo tutto così, dai. Andiamo a farci un po' di qualifica. Come detto, tutti gli aiuti disattivati, quello forse un po' più. Aspettate che alzo un po' il volume, se riesco a trovare. Ok. La cosa un po' più complicata, diciamo che al momento, è l'ABS da gestire e il controllo trazione. Però questa Evora si guida abbastanza bene, quindi vediamo se riusciamo a fare una gara decente. Altra cosa che volevo dirvi, non mi ricordo. Ah, vabbè, naturalmente il cambio qui, come vedete, lì va con la mano sulla manovella, però è un cambio sequenziale, quindi qui lo riconosce direttamente al volante, perché è senza frizione, quindi è un po' come quello da rally, quindi avanti e dietro. A noi ce l'ha messo direttamente sul volante. Poi più avanti proveremo altre piste, ci sono molte auto interessanti da provare, ma adesso facciamoci questi giri di qualifica, questi 5 minuti di qualifica e mamma mia, cerchiamo di prendere un po' di feeling con la pista. Prima ho fatto un po' di prove perché, come vi dicevo, soprattutto a livello di difficoltà esperto, quindi con tutti, merda, con tutti gli aiuti disattivati è abbastanza complicata da gestire l'auto, qualunque sia. Questa, diciamo che si riesce a guidare abbastanza bene, quindi ci può stare. Sono questi che ci tampinano, speriamo che quello là davanti non ci vada a rallentare, anche se molto probabilmente va più veloce di noi, ma questi sono dettagli. Poi più avanti proveremo anche le auto d'epoca, come la Ferrari di Lauda, che è stata implementata qualche patch fa, non ricordo di preciso quale. E se riesco cercherò di andare di pari passo magari con le uscite delle patch, per quando riesco, naturalmente. Adesso è uscita, come detto,
questa qui che implementa queste due Lotus. Ho detto proviamo a rifarci una garetta, soprattutto per il weekend di gara, quindi ci facciamo un po' di qualifiche. La pratica, come detto, la saltiamo, tanto l'ho fatta un po' per conto mio. Ci facciamo questi 5 minuti di qualifiche, vediamo dove riusciamo a arrivare. Ecco, fuori pista molto probabilmente no. Dobbiamo stare attenti perché con l'ABS disattivato non possiamo fare queste staccatone estremamente cazzude. Noi le faremo ugualmente, però c'è questa ultima parte di pista che è abbastanza complicata, con tutte queste S da fare in secondo. Va bene, va bene. Dicevo, pian piano lo stanno migliorando questo assetto corsa, stanno implementando pian piano nuove cose. Ci sono altre sfide che in realtà possiamo anche vedere. Abbiamo visto solamente la sfida, se non sbaglio, quella delle 500 Abarth, poi non ne abbiamo fatte altre. Magari riprenderemo anche quelle. Come detto, ci vuole un po' di pratica, quindi quando ho un po' più di tempo magari mi metto un pomeriggio lì a girare, a prendere un po' la mano con auto e piste, e se riesco ci registro anche un video. Va bene, va bene. Andiamo a bomba. Concentrazione per fare un giro decente. Magari il prossimo lo faccio in silenzio, così io mi concentro un po' di più, anche se questo non è andato male. Più che altro per farvi sentire il sound dell'auto, che è fatto veramente molto bene, molto ben curato. Merda. Ok, è andato il sound dell'auto. Vabbè, l'avete capito. Andiamo. Ah no, è finita, perfetto, vabbè. Andiamo al pit. Vabbè, il giro di prima non è andato male. Giovane, che mi dici? Non è finita? Scusi, buon uomo. Dovrebbe essere finito il tempo. Ah, un'altra cosa che hanno implementato. No, in realtà io non l'avevo vista prima. Quella del carburante. Non ricordo se è stata implementata in qualche altra patch che io non ho visto, non me ne sono accorto nell'ultima gara, scusate, ma non dovrebbe essere finito. Stop. Trasmissione, ok. Ma ci dica un attimo a che punto, se vabbè, non lo so, non ci dice niente. Allora usciamo, ci facciamo un altro mezzo giro, non so quello che ci esce. Probabilmente era l'ultimo giro papabile che potevamo fare, vediamo. Vediamo quando ci bloccherà lui. Perché anche gli altri stanno ancora continuando a girare. E dicevo, questa Evora non è male, ho provato anche l'altra, questa è un po' più prestante. Ah ok, è finito. Si guidano tutte e due abbastanza bene anche con gli aiuti disattivati. Ce ne sono alcune un po' più difficili da gestire con tutti gli aiuti in off. Ok, abbiamo guadagnato anche la pole. Attenzione, adesso non famo cazzate. Una cosa che però devono assolutamente migliorare è l'intelligenza artificiale, perché è troppo, troppo scorretta, mamma mia. Ti prendono sempre da di lato e ti fanno la mossa per farti girare la macchina. Attenzione. Occhio alla partenza, a gestire la trazione. Se non fanno i danni. Attenzione, cerchiamo di mantenere la prima posizione e non fare cazzate. Merda.
BMW Z4 alle calcagna. Via via. Un po' di derapata ci sta. Via. Sì, non mi ricordavo il simboletto della benzina, sia lì in basso che in alto a sinistra, che ci dice che siamo quasi in riserva. Vabbè, abbiamo 5 giri, quindi gliela famo. Si spera, perché... che ce le devo mettere io una 10 euro, no? Piano. Comunque il feedback con il G27 è veramente spettacolare. Non so chi di voi magari ha un volante che ci sta giocando, ma è veramente eccezionale. Anzi, in un'altra patch che hanno fatto, non so se quest'ultima, no, forse la penultima o quella ancora prima, hanno aumentato la gestibilità, diciamo, tramite il pad della 360, o comunque i pad in generale l'hanno un po' migliorato, anche se, come detto, questo è un gioco che si apprezza appieno con il volante. Però vabbè, naturalmente, magari per chi non vuole o non ha acquistato un volante, anche con il pad ci si può giocare, dai, anche se, come detto, con il volante si ha una sensazione di guida veramente ottima. Piano. Ok, non demorde. Poi ragazzi, vi invito naturalmente come sempre a seguirmi anche sul secondo canale, quel tale Ale Games, che ho aperto da non tanto. Piano, adesso che mi metto a chiacchierare sicuramente farò delle cazzate, scrivete, perché 100% faremo dei danni. Seguitemi anche sulla pagina Facebook, trovate comunque tutti i link utili in descrizione, perché magari anche sulla pagina Facebook possiamo fare o qualche anticipazione anche per i video di Assetto Corsa, perché potrei comunque chiedere magari anche a voi che tipo di pista o auto, merda, volete vedere magari nel prossimo video. Quindi magari seguitemi sulla pagina Facebook, così vedo quando sto per registrare magari un prossimo video di Assetto Corsa, vi faccio sapere, vi anticipo qualcosa, o come detto potrei chiedere direttamente a voi cosa volete vedere. Adesso un paio ce n'ho già in mente da fare, che vedremo, spero, il prima possibile. Come detto, ci vuole un po' di pratica e soprattutto tempo per sia per fare pratica che per registrare. Si è ritirato e non ci interessa. Noi andiamo comunque cazzuti e cattivi. Dai, è questo, non demorde. In realtà quelle un po' più prestanti dovrebbero essere McLaren MP4 e quell'altra che non mi ricordo cos'è, ma a quanto pare anche Z4. Z4 non l'ho ancora mai provata. Diciamo che non è lentina neanche lei. No, la ceppa è lentina. Attenzione, prova, dobbiamo mantenere la concentrazione. In queste fasi io di solito faccio delle cagate, ecco. Bisogna essere freddi, cazzuti e cattivi, naturalmente, sportiveggianti. Sentite lo schioppettio, la marmitta. Dai, però solo lei ci segue a ruota, gli altri stanno un po' più distaccati. Vabbè, sfrutta pure la scia, bastardo. Esageriamo, che sennò facciamo dei danni. No, ma sempre cazzo, dobbiamo spingere fino alla fine. Aspetto che implementino magari dei campionati, che non sarebbe male iniziare a fare dei campionati, anche l'online non sarebbe male, anche se sono abbastanza scarso, quindi online non avrei grandi risultati, però potremmo vedere magari qualche gara cazzuta, così
tanto per, non ci impantaniamo nell'ultimo giro. La BMW ha un po' alzato il piede, no? Sta aspettando che io mi c'è una cazzata. Vai, vai, via. Cazzuti e cattivi. E poi fatemi sapere, come detto, anche voi se volete vedere altri video di Assetto Corsa. Che un titolo che sta venendo su molto bene. Sviluppato comunque da un team tutto italiano, che è Kuno, la Kunos, piano, cazzate. Ok, questa Evora GTC non mi dispiace, eh. Devo dire che si guida molto ma molto bene. Va bene. Siamo arrivati primi addirittura, pole e primo posto. Attenzione. Va bene, va bene. Niente, ragazzi, allora questo era il video su Assetto Corsa, la versione 0.8.5 con la Evora. Noi ci vediamo allora con i prossimi video. Come detto, i link utili sono in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento sia di Assetto Corsa che degli altri. Seguitemi, come detto, sulla pagina Facebook e magari qualche volta posso chiedere anche a voi che pista vedere, che auto, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.